Ciao ragazzi, come vedete qui dietro non c'è il mio solito sfondo, questo perché sono in un hotel in Germania. Se mi seguite su Instagram sapete già dove sono e le mie avventure, il giro che ho fatto. Se invece non lo sapete perché non mi seguite su Instagram e volete sapere appunto i dettagli, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Passiamo un po' alla parte succosa del video, quello per cui siete qui. Viaggiare in auto. Io mi sono spostata appunto in auto dal Friuli, passando le frontiere di Austria e Germania e avendo fatto le due dosi di vaccino da poco più di 2 settimane, non ho dovuto fare tamponi, eccetera. Avevo già il mio Green Pass italiano valido. Per entrare in questi due paesi mi sono informata prima di tutto su Viaggiare Sicuri in modo tale da non avere sorprese. In realtà non ci sono particolari restrizioni, nel senso che ci sarebbe un modulo da compilare online se negli ultimi 10 giorni prima della partenza si è soggiornato in un paese considerato a rischio. C'è una lista e un modulo sia per l'Austria che per la Germania. Le liste variano di settimana in settimana sostanzialmente, quindi controllate sempre sul sito Viaggiare Sicuri che l'Italia, per qualche strano motivo, non rientri all'interno di queste liste. Nel mio caso non rientrava l'Italia né nella lista austriaca né in quella tedesca al momento in cui sono partita, per cui non ho dovuto compilare nulla. Ho soltanto stampato il Green Pass dal sito del governo. E l'ho stampato in formato italiano, te inglese e tedesco in modo da avere la vita un pochino più facile anche una volta arrivata qui. In ogni caso, le due frontiere all'andata non mi hanno fermato per controllare i documenti. L'Austria non mi sono nemmeno accorta di esserci arrivata. Per entrare in Germania invece si limitavano a rallentare semplicemente le auto, ma non mi hanno assolutamente fermato e nemmeno le persone prima o dopo di me. Per il ritorno invece, e per entrare in Austria, come all'andata, sia l'Italia che la Germania, che sono i due paesi in cui sono stata negli ultimi 10 giorni, non rientrano nelle liste dei paesi a rischio, quindi mi basta il Green Pass con doppia dose fatta da almeno 14 giorni. Per rientrare in Italia, invece, devo per forza compilare il PLF. Potrei anche compilarlo alla frontiera nel caso in cui venga fermata, ma preferisco prendermi un po' in anticipo. Io partirò comunque domani, quindi è quello che vi consiglio anche a voi, nel senso prendetevi 1 o 2 giorni di anticipo, in modo tale da non avere problemi di wifi che non funzionano, connessione dati che va a rilento, eccetera, 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 perché possono succedere mille cose. Mi raccomando, se viaggiate in famiglia o comunque in gruppo, ognuno deve avere il proprio PLF compilato. Esclusi ovviamente i minori accompagnati, sono ancora pochi infatti i paesi che permettono di fare una sorta di PLF cumulativo per tutto il gruppo famiglia o un gruppo di amici che si sposta. Andiamo quindi a schermo, io dovrei riuscire a farmi piccola piccola nel caso sparirò in modo tale da permettervi di vedere quello che combino. Quella che vedete è la schermata appunto del sito che è appunto app.euplf.eu. E avete anche delle informazioni per quanto riguarda l'Italia, appunto ci dice che tutti i passeggeri che vogliono entrare in Italia attraverso qualsiasi mezzo di trasporto devono compilare il PLF digitale prima di fare ingresso nel paese. Schiacciamo Inizia qui, seleziona il tuo paese di destinazione, Italia, continua. Ovviamente lo compilerò per quanto riguarda la mia casistica, quindi ovviamente ci sono mille altri casi, dovete selezionare il caso che più si addice a voi. Io utilizzerò la mia automobile, quindi continua. Dichiaro di compilare il modulo in maniera corretta e veritiera e abbiamo letto anche l'informativa per la privacy. Quindi inseriamo la mail e una password di 6 caratteri che voi non vedrete e ci registriamo. Ok, per registrarsi ovviamente bisogna creare una nuova password. Ok. Ci siamo registrati e dovrebbe essere arrivato sulla mail, ecco,
Eccola qua che è arrivata la verifica dell'account. Ok, ora possiamo entrare, è veramente immediata la cosa, quindi assolutamente. Qui ci richiede. Allora, qui nel mio caso io non cliccherò nulla, nel senso che non sto viaggiando in gruppo, sto viaggiando da sola, quindi mi muoverò con l'automobile, quindi seleziono l'automobile. Allora, il numero di targa è opzionale, quindi io non lo andrò a mettere, devo essere sincera. Qui, vabbè, mi dà delle cose in inglese, comunque sia il paese da cui parto, Germania. Data di imbarco è la data in cui partirò, quindi il 2. Metterei verso le 11, ok. Punto di ingresso nel paese di destinazione. Allora, io non. Allora, vediamo se. Allora, l'ingresso da dove entro io dovrebbe essere il passo Predil. E l'orario stimato, spero di non, dovrebbe essere comunque il 2, partendo alle 11, direi che per le 16, sperando di non fare, di non avere problemi, dovrei farcela. C'è la possibilità di aggiungere delle stazioni intermedie, ma in realtà è opzionale. Partendo appunto in Austria probabilmente mi fermerò e basta, cioè non mi fermerò, quindi farò benzina, riempirò il serbatoio poco prima di uscire dalla Germania in modo tale da non dovermi fermare in Austria. Continuiamo, metto all'interno i miei dati che probabilmente poi nel caso vi oscurerò. Data di nascita, qua si va un po' indietro nel tempo, settembre 26, ok. Allora, tipo di documento è opzionale, quindi non lo metterò. Quanto mi riguarda, vabbè, il numero di telefono ovviamente lo oscurerò, il numero di telefono successivo è opzionale, per cui direi di non, che non mi serve. L'indirizzo email è già precompilato, quindi non mi servirà, non posso cambiarlo, quindi è quello che ho messo inizialmente. Continuiamo. Allora, indirizzo permanente direi quello italiano. Allora, in questo form invece dovete mettere il vostro indirizzo, io metterò ovviamente il mio indirizzo italiano, qui lo vedrete oscurato, ma insomma dovete selezionare Italia e poi la vostra regione che in realtà è opzionale, ma poi mettere appunto città, cap, la via, eccetera. Allora, qui cliccherò che il mio indirizzo temporaneo è lo stesso mio indirizzo permanente, nel senso che io andrò a casa mia, quindi non mi sposterò da lì. Nei paesi visitati precedentemente aggiungo la Germania, perché appunto ho soggiornato in Germania nei 14 giorni prima di arrivare in Italia. Continuiamo qui. Contatti d'emergenza è tutto opzionale, quindi io non metterei nulla. Allora, dichiarazione. La data di nascita c'è già, luogo di nascita. Nazione, Italia. Anche qui la provincia, sì, la regione. Cittadinanza, di
se avete minori che viaggiano con voi, dovete cliccare qui e aggiungerli. Negli ultimi 14 giorni ho effettuato soggiorni transiti nei seguenti paesi europei. Mettiamo la Germania. Farò ingresso nella seguente regione italiana. Per me è il Friuli. In quale elenco è il paese in cui stai viaggiando? Tutto, elenco C. Per piacere, selezioni una delle seguenti opzioni. Sono in una delle esenzioni previste. Presenterò un valido certificato attestante una delle seguenti condizioni. Quindi, per me vale quello di ciclo vaccinale per me vale il fatto di aver completato il ciclo vaccinale da più di 14 giorni. E detto questo, invio. Mi dice di attendere. Grazie per aver compilato. Ti abbiamo inviato una mail di conferma e adesso dovrebbe arrivare la mail, eccola qua, dove appunto ho il QR code che metterò sul telefono per appunto accedere in Italia, se mai mi fermeranno. Se me lo chiederanno, ve lo farò sapere per me domani, per voi tra pochissimo. Quindi mi raccomando, non scappate. Finalmente sono tornata a casa, come sospettavo durante il viaggio. Sia la frontiera tra Germania e Austria, e poi a quella Austria-Italia, nessuno mi ha fermato, quindi sostanzialmente io ho compilato il PLF per niente. Ovviamente questa è la mia esperienza personale, quello che può succedere domani è che vi fermino, quindi voi fate in modo di partire sempre con tutti i documenti in ordine. Peraltro ho scoperto che ho cannato il mio ingresso, il punto d'ingresso, perché in teoria avrei dovuto mettere Cocao, ma non lo trovavo nella lista, ma non importa. Spero in ogni caso che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like e fatemi sapere con un commento se anche voi avete viaggiato in macchina in Europa e anche a voi non è successo nulla, nessuno vi ha fermato. Se non siete iscritti, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanella in modo tale da rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. Vi ricordo che appunto a breve arriveranno i video di quello che ho combinato in Germania e vi ricordo anche che qua sotto in descrizione ci sono i link a tutti i miei social in cui seguirmi nelle mie avventure. Chi mi seguiva già su Instagram, infatti, sa già che cosa ho fatto e dove sono stata esattamente in Germania. Per cui se non mi seguite, seguitemi perché arriveranno presto nuove novità. Detto questo, io vi saluto e come al solito vi dico, have a nice life!